oggi, nonostante il tempo non sia dei migliori, anche oggi riusciamo a far partire questa Vercelli che corre, la stretta cittadina, giunta all'ottava edizione. Abbiamo un buon numero di partecipanti, avremo la podistica, abbiamo la corsa Il mio fido mi sfida, quindi cane padrone, abbiamo la family walk, la passeggiata aperta a tutti. Il fine benefico di queste manifestazioni a favore dell'associazione Il valore di un sorriso, a favore dell'associazione Memoria di Marco Pezzo e all'Unione Ciechi. Quindi un successo, adesso sta per venire comunque il sole, quindi siamo molto ottimisti e soddisfatti, insomma, della giornata. Allora, sono di Vercelli. E perché partecipi a questa manifestazione? Perché volevo promuovere la causa, insomma, dei levirieri delle corse dei cinodromi irlandesi. Forse molti non conoscono la realtà dello sfruttamento dei levrieri dei Greyhound, che dopo essere stati sfruttati per i cinodromi e per, insomma, aver fatto guadagnare i propri trainer, vengono a fine carriera, quando vengono ritenuti obsoleti e quindi non più in grado di creare una rendita, vengono scartati, come fosse per i cavalli negli ippodromi, possono essere anche portati a sopprimere. Quindi esistono associazioni come i GACI di Modena e altre associazioni in Italia, quindi non è l'unica, che si occupa di recuperare questi cani e di reinserirli nelle famiglie e dargli una seconda vita. Ciao, vengo da Vercelli, ovviamente. Ho portato mia figlia, la sua amichetta, a correre. Piace correre. Solitamente corro, partecipo di tutte le manifestazioni. Ha già partecipato a questa manifestazione in passato? Sì. Un cane che è stato 10 anni in canile, una pitbull, e che l'anno scorso noi abbiamo adottato, abbiamo portato a casa nostra. È un cane dolcissimo e bravissimo. Il primo giorno che abbiamo portato a casa è stata addirittura attaccata dal nostro gatto, picchiata a sangue dal gatto. Però lei, il gatto, non si è fatto nulla. Lei sì. Okay. E perché ha partecipato a questa manifestazione? Perché mia figlia è ancora volontaria del canile, e infatti lei porterà un altro cane del canile, e noi abbiamo portato lei per far vedere che comunque i cani non sono pericolosi, sono gli uomini che li rendono pericolosi. E sono... Poi solo è bello avere un cane. Noi l'abbiamo avuto per 14 anni un cane, poi abbiamo ripreso lei quando lui è morto. Ma avere un cane veramente aiuta tantissimo. Vercelli, e partecipiamo a questa competizione perché già tutte le sere corriamo insieme io e il mio cane, quindi ovviamente adesso che c'è un'attività con le strade chiuse con cui si può correre in sicurezza, lo facciamo ben volentieri. Allora sì, sono di Vercelli, partecipiamo, è una delle poche manifestazioni che ci sono a Vercelli, quindi questo è assolutamente particolare. Io sono Massimo, vengo da Vercelli, sì, sono belle queste manifestazioni qua in città. Stefano, sono di Vercelli, partecipo perché conosco gli organizzatori che organizzavano prima la mezza maratona e mi piace dargli la mano nella loro attività. È la prima volta che faccio questa gara. Sono venuto qui perché oggi è la più vicina. Domenica ho fatto una gara in Francia, oggi sono un po' acciaccato, spero di riuscire a fare almeno qualcosa. Che sorriso! Ma però è bello qui, il centro di Vercelli, sicuramente sarà una bella gara, perché poi vedo anche tanta gente, quelli con i cani, tante belle persone, speriamo in bene. Andiamo dopo a Vercelli, più vicino, e a me piace correre. Lo scopo è positivo, quindi io mi sono aggregato, anche se non corro mai, mi sono aggregato alla moglie, quindi ci arriverà alla fine. Sì, per me è la prima volta. Vengo da Torino e partecipo semplicemente per passione, non pretendo nulla di che, ci piace così a domenica andare nelle gare della zona. È la prima volta che partecipi a questa manifestazione? A questa qua sì, anche perché è il primo anno che facciamo questo come esperienza, quindi è la prima volta che ci capita di venire. Sono Miriam Ignoto, vengo da Castanara, partecipo perché penso che sia una bella esperienza, soprattutto per me e per il cane.
nostro cane si chiama Fuzzi. È la prima volta che partecipate? No, no, abbiamo partecipato anche gli altri anni. Io sono Michele, vengo da Savussola qua vicino a Biella. È la seconda volta che faccio questa gara qua, l'anno scorso era una zona diversa, però l'ho fatta lo stesso. E niente. Perché partecipo? Ho visto volontieri perché mi piace comunque fare gare anche così amatoriali, così, quindi faccio queste gare. Allora, noi siamo marito e moglie, partecipiamo a questo evento, già siamo vecchi dei vari eventi podistici vercellesi. Io sono un ultramaratoneta, campione italiano dei Masters, e alleno mia moglie per questo 1° maggio per fare la 21 km. E questo è un mio collega che siamo andati in pensione insieme e che sono contento di averlo rivisto. Sì, altrettanto per me è la prima esperienza, ho partecipato già diverse volte al 1° maggio, la Maratona del Riso, e speriamo che vada tutto bene.